Siamo con il direttore sportivo del Barano Carlo Pesce per una vittoria importante del Barano che supera l'MP San Giorgio per 4-2. Primo tempo, possiamo dire, da 10 e lode del Barano che si conclude sul 3-0. Poi nel secondo tempo invece un'altra partita sembrava, però poi nel finale la mossa di Muscariello ha portato i 3 punti. Sì, siamo molto felici del risultato perché in ottica salvezza è fondamentale, anche se appunto non è ancora matematico, quindi abbiamo ancora da lavorare questa settimana per poter fare punti col punto di svolta che è secondo in classifica e sarà una partita difficilissima, però ci godiamo questo momento perché sono felicissimi, i ragazzi si stanno allenando molto bene col mister Leo e siamo soddisfatti del lavoro che stanno svolgendo. C'è il rammarico per diciamo, la settimana precedente perché abbiamo buttato 2 punti all'ultimo secondo, con quelli saremmo stati salvi, però lotteremo fino alla fine perché dobbiamo salvarci, questo è l'obiettivo e la società crede nei ragazzi fermamente. Ecco, era una partita in cui il Barano vuole salvarsi, l'MP San Giorgio invece vuole entrare nei playoff, quindi una partita apertissima che, diciamo, vedendo la classifica sembrava già scritta. Il campo ha detto che il Barano sì si deve salvare, però ecco, anche in un'ottica futura si potrebbe anche pensare di fare quel salto di qualità, diciamo. Sicuramente, adesso però noi pensiamo al presente, quindi puntiamo a salvarci, poi per il futuro pianificheremo al meglio. Sappiamo di avere una squadra che non merita questa classifica, siamo stati bombardati da infortuni durante l'anno, però adesso puntiamo a salvarci e poi valutiamo tutto per il futuro. Il gol di Muscariello nel finale, il do Luigi Di Iorio è esploso come i grandi stadi, come il Mazzella, come il Calise, e anche questo è una bella risposta, ecco, del pubblico ai vostri, diciamo, inviti, ecco, che avete fatto tramite noi e tramite, ecco, i social. Siamo felici comunque che si è creato un seguito perché i ragazzi lo meritano e sono felicissimo anche per Cristian perché ho creduto in lui a dicembre quando l'ho preso dall'acqua perché sapevo che il ragazzo aveva ancora molto da dare, quindi siamo contenti.